Eccoci, siamo a Palazzo Cicogna, siamo con Valeria Ferré, conservatrice dei musei di Busto Arsizio, che oggi è al suo primo giorno di pensione, e siamo con l'assessore Emanuela Maffioli, l'assessore alla cultura e vice sindaco, e vogliamo raccontare un pochino che cosa succede. Intanto un saluto da parte di Valeria Ferré, e questo è un busto di Giuseppe Bossi che così ci lascia con questa ultima grande mostra importante per Busto. Tanti anni di lavoro per due musei, Palazzo Cicogna e il Museo del Tessile. Come li vuole salutare? Allora, sono, diciamo, stata molto felice di lavorare appunto nella bellezza presso questi due musei e li vorrei non salutare perché sicuramente verrò ancora come Certo. visitatrice appunto a partecipare, insomma, a vedere le mostre che saranno svolte nel proseguo dell'attività dei musei. E ecco, l'augurio che faccio è che davvero possano essere gestiti e amati da persone che amano l'arte e la bellezza e ne capiscono il valore educativo e anche il valore in genere per la società. Quindi ecco, spero appunto che anche questo concorso che appunto è stato indetto dia dei buoni frutti e appunto possano essere selezionate delle persone veramente in grado poi di dare il meglio per Certo. l'attività dei musei e anche di farli diventare più grandi. Quindi Grazie. competenza e professionalità e tutta la passione che lei ha investito, assessore, 300 persone hanno risposto al bando Una per. risposta incredibile, una risposta oltre ogni aspettativa. Speriamo che da questo gruppo escano veramente due figure, due profili in grado di proseguire nel solco tracciato dalla dottoressa Ferré, che è poi quello che abbiamo condiviso in questi anni. L'investimento in cultura, l'investimento in arte, l'investimento in bellezza lo diciamo da sempre, non è certamente un vuoto a perdere. È un investimento sugli individui innanzitutto e quindi di conseguenza sulle comunità e sui territori che le comunità abitano. Questi luoghi vorremmo diventassero davvero sempre più protagonisti non solo della scena culturale cittadina, ma anche di quella extra cittadina e soprattutto sempre più luoghi dove le persone, a partire dai bambini, desiderino venire e crescere e formarsi in mezzo alla bellezza. Grazie mille, allora confidiamo e salutiamo entrambe, confidiamo soprattutto che la pandemia renda possibile il concorso prima possibile. Grazie mille. Grazie. Grazie.